tutti ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come potete leggere dal titolo qua sotto, siamo qua per fare il video sull'atto 19 di Sailor Moon Crystal che ho giusto in questo momento finito di vedere. L'atto di oggi si chiama Time Wapu, Sera Pluto, infatti oggi conosceremo Sailor Pluto all'interno di questo 19esimo act. E è stato un act bello. Sì, questo mi è piaciuto, posso benissimo dire che questo mi è piaciuto. Parliamo un attimino della trama, velocemente. Allora, eravamo rimasti alla fine dell'act precedente in cui comunque Chibiusa ha chiesto aiuto a Usagi, a Sera Venus e a Mamo-chan per salvare quella che sarà Crystal Tokyo nel 30° secolo, quindi la Crystal Tokyo del futuro. Per poterla salvare dovranno andare nel futuro, quindi oltrepassare la porta spazio-temporale che già in passato, come vedremo all'interno di Un Sogno di Luna, Queen Serenity le aveva proibito assolutamente di oltrepassare, ma anche solamente di avvicinarsi. La piccola Chibiusa comunque è terrorizzata da quello che potrà rivedere andando nella Crystal Tokyo del 30° secolo, tanto che deciderà di passare la notte a casa di Mamo e Usagi, ovviamente gelosissima, andrà assieme a loro. Qua ci sarà quella bellissima scena che io aspettavo con molta ansia, ma che mi ha un pochino deluso, me l'aspettavo diversa, ma mi è comunque molto molto piaciuta, ero tipo lì così, oh Dio, oh Signore, non vedevo l'ora. Però me l'aspettavo molto più love, però mi è piaciuta, però me l'aspettavo un pochino diversa. Passata la notte, dopo aver comunque ascoltato quelle che sono state le parole di incoraggiamento che Mamo le ha detto, Chibiusa deciderà di prendersi tutta la compagnia e partire per il 30° secolo. Qua incontreremo Sera Pluto, dopo che il gruppo, per colpa, diciamo, del forte impatto dello spazio-tempo, si dividerà. Moon, Mamo e Venus, Luna e Artemis incontreranno Sera Pluto, che inizialmente cercherà di abbatterli perché il suo unico compito è quello di sorvegliare la porta dello spazio-tempo, ma poi dopo, diciamo, l'intervento di Chibiusa, che le spiegherà che cosa è successo, dove è stata e perché era scappata, si ricrederà e aprirà loro le porte. Qua ci ritroveremo davanti a una Crystal Tokyo, o come comunque l'ha nominata Usagi, una città molto silenziosa. E qui i nostri protagonisti verranno attaccati da due creature di Esmeralda che cercheranno in tutti i modi di abbatterli, ma grazie all'intervento di un personaggio che poi scopriremo essere nient'altro che a fine puntata King Endymion, riusciranno a liberarsi e procedere verso quello che è il Crystal Palace, quindi il palazzo di cristallo della Tokyo del 30° secolo. Qua verremo inizializzati alla visione di quello che è un letto di cristallo dove al suo interno riposa Neo Queen Serenity, niente proprio di meno che la mamma della nostra Chibiusa. Quindi anche se non si è letto il manga, basta fare un 2 più 2, abbiamo un King Endymion e una Neo Queen Serenity, potete benissimo pensare di chi sia Chibiusa. Infatti lo spiegone sarà nel prossimo episodio, ma già qua, facendo 2 più 2, si può benissimo capire che Chibiusa non è altro che la figlia di Mamo e di Usagi nel 30° secolo. L'episodio si conclude qua, all'interno del castello, dove King Endymion si è rivelato ai nostri protagonisti. E quando l'episodio è finito, io ero così. No! Perché? Adesso devo aspettare 2 settimane! No! No! Devo dire la verità, era da un po' di episodi che non mi capitava di avere questo senso di vuoto a fine episodio perché non ho già subito quello dopo, e quindi questo mi ha portato a dire che l'episodio mi è piaciuto da morire. In realtà non c'è tantissimo da dire riguardo questo episodio perché mi è piaciuto tanto, magari ecco ogni tanto qualche distrazione nei disegni, ma proprio robe infime, minuscole, vabbè, i sottotitoli, niente da fare. Non ce la possono fare coi sottotitoli a non italianizzare gli attacchi, abbiamo ancora di Tuxedo Bombe di Fumo, e poi ovviamente il Dead Scream di Sera Pluto è diventato, da cos'era, Urlo Mortale, che sì, come traduzione letterale ci può stare, ma perché dovete italianizzare i nomi degli attacchi, mi chiedo io? E poi, sinceramente, leggere quel piccola signora a me, non so voi, ma a me irrita davvero tanto. Small lady, non piccola signora. È bruttissimo da leggere piccola signora. Perché?
vabbè, tanto i sottotitoli sono quelli che sono, lo sappiamo, e tutte le volte io cerco di non mettere il mio sdegno verso di loro, ma non ce la faccio perché tutte le volte mi irritano come non mai. Ho davvero apprezzato l'inserimento molto random di queste piccole scenette comiche, cioè queste facce comiche. Questo inserimento di piccole facce comiche che ogni tanto apparivano nelle scene, magari anche molto, molto importanti, ogni tanto c'erano queste facce, mi è piaciuto perché un po' sdrammatizzavano la situazione, poi rendevano anche l'episodio molto più comunque allegro, molto più carino e simpatico. Soprattutto all'inizio, quando comunque Chibiusa dice che vuole andare a dormire a casa di mamma e Usagi fa questa faccia molto what the fuck? No, è veramente carina, questa cosa mi è piaciuta, quindi sono molto contenta oggi nel dire che magari rispetto a quello della volta scorsa questo episodio mi è molto molto piaciuto. Ora sono molto curiosa di vedere il 20, già qua l'abbiamo intravista, il personaggio di Diana, appunto la gattina figlia di Luna e Artemis, ma nel prossimo episodio diciamo la sentiremo anche parlare, la conosceremo un po' di più, in quanto, vi anticipo già, magari già lo sapete perché avete letto online, comunque con lei che sarà la doppiatrice della piccola Diana non sarà altro che la stessa cantante idol giapponese che noi conosciamo già in Fullmetal Alchemist come colei che ha cantato Ray of Light, che è la ending numero 5, cioè l'ultima di Fullmetal Alchemist Brotherhood. Infatti quando l'ho letto e ho capito che era lei ero tipo al settimo cielo, perché tanto quella canzone a me fa morire perché è bellissima e poi la sua voce mi piace tantissimo, e almeno cantata mi piace molto, ma non cambierà granché, quindi sono davvero molto contenta di aver appreso che sarà colei che darà la voce alla piccola Diana e non vedo ora di sentirla comunque all'opera, ecco, insomma. Quindi non vedo ora di vedere l'episodio numero 20, come suppongo tutti voi che avete apprezzato questo 19esimo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuto l'episodio, se non vi è piaciuto, se insomma qualsiasi cosa vogliate. Trovate comunque anche qua sotto nel box delle informazioni, perché è importante quel box, ci sono tutti i link utili e ci trovate anche quello dell'episodio, questa volta come tutte le volte, per vederlo se ancora non l'avete visto. Vi ricordo che starà online per 2 settimane e poi cambierà con il 20esimo. E da adesso in poi, penso comunque l'abbiate già constatato a partire da oggi, gli episodi saranno sempre a mezzogiorno perché è cambiata l'ora. Ok ragazzi, il video è terminato, vi mando un bacione grandissimo, scusate il mega sclero che è stato questo video, ma sono troppo esaltata per questo episodio, quindi noi ci vediamo al prossimo, bacione e alla prossima, ciao!